Riepiloghiamo per le centinaia di persone che stanno chiedendo sulla Tari, perché evidentemente hanno iniziato a seguirci dopo che è arrivata la spiegazione. In estrema sintesi, ci può dare la sentenza, Sindaco? Sì, in estrema sintesi sulla Tari il tema è questo. Sono uscite tra la fine dell'anno scorso, il 2018, e l'inizio di quest'anno, sentenze di tribunale, in particolar modo a Milano, al quale i cittadini erano ricorsi per avere il rimborso degli arretrati, diciamo così, che hanno purtroppo deciso che questo rimborso non è dovuto. Purtroppo c'è lei tifava per i cittadini. No, purtroppo nel senso che io capisco che c'è un problema reale, e il problema reale va risolto con norme di legge che rendano possibile e certo il rimborso. Lo Stato nazionale è latitante da un anno su questa faccenda. Prima l'ha creato il problema con interpretazioni un po' strane, poi non ci ha messo una pezza dal punto di vista legislativo, e in questa situazione io capisco i cittadini che sono arrabbiati, e però dal punto di vista giuridico legale il risultato è questo, che i tribunali hanno detto che il rimborso non è dovuto. Queste pronunce sono arrivate alla fine dell'anno scorso, del 2018. Di fronte a queste sentenze, perché ripeto non sono pareri, sono sentenze, noi ci siamo fermati, perché a questo punto abbiamo dei giudici che ci hanno detto che sbaglieremmo un'altra volta se dessimo rimborso. Quindi voi capite in che situazione complessivamente sto paese dei matti si è ficcato. Quindi a fronte di questo ci siamo dovuti fermare. E stiamo aspettando. Quindi niente rimborso automatico. Niente rimborso automatico, perché i tribunali hanno detto che non è dovuto, e se lo facessimo, in questo caso sì, incorreremmo in un ulteriore eventuale illecito. Niente rimborso automatico, purtroppo in questo senso, ovviamente. Quindi il cittadino cosa può fare? Il cittadino quello che può fare è, se ritiene comunque che sia invece dovuto il rimborso, può chiedere il rimborso, e per questo c'è un modulo presente nel sito di Ancona Entrate, basta scaricarlo e compilarlo. Poi, a fronte del fatto che il comune non darà il rimborso, perché finché la situazione è questa il comune non lo darà, non può darlo, il cittadino, se vuole, può fare a sua volta, il cittadino anche di Ancona, può fare a sua volta il ricorso al tribunale. Come hanno fatto, a Milano, sapendo che c'è il rischio, perché ad oggi le pronunce, le sentenze che sono uscite sono state negative per chi ha fatto ricorso, cioè hanno respinto i ricorsi, tanto per capirci. Però se uno ritiene ovviamente di farlo, se ritiene di percorrere questa strada, è opportuno che lo faccia, che la richiesta di rimborso la faccia prudenzialmente entro il 31 maggio.